Hello boys, traversando tutto l'Illinois, valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui, è arrivato già da un pa. Vi avvisiamo, gentile pubblico, che nel corso dello spettacolo ci potrebbero essere improvvise deflagrazioni, devastazioni, esplosioni, ma non preoccupatevi più di tanto, siete comunque al sicuro, almeno così crediamo. Buon divertimento allora, dimenticavo, vi invitiamo a spegnere il vostro cellulare che potrebbe interferire pericolosamente con il laboratorio pirotecnico. E stasera, quando sarete tornati a casa, date un'occhiata al vostro armadio, non vorremmo ci fossero sorprese. Senza i fuochi a mare di Ferdinando, non sarebbe Teddy Groppa.
mia nuova profumo che mi ha regalato il mio fidanzato. È un po' forte, figlia. Come si chiama? Fammi perdere i sensi. A poco a poco. Il numero due. Senti, se il vostro che profumo. Ma mi credevo che avevate spruzzato il te. Ma come? Ma quanto sei ignorante, figlia mia. Insetticidi non servono. Io avevo scherzato. Ho sentito quello. Ma che dire siete per la festa? Un abito nuovo con luci flamenco. Ma no, me ne sono fatta uno nuovo. C'è la fine del mondo. Davvero? Anche io e la mamma per l'occasione siamo andate alla fatta. Andate a vestirvi, si sta facendo tardi. Verina ha ragione. Prima facciamo l'iniezione a vostro marito, poi andiamo tutti a prepararci. Speriamo che non sta giù lì, perché Chilo quando sta addormenta non si sveglierebbe mai. Abbiamo chiamato più di quattro della banca, ragazzi. Dove sta? Ma scusate, quando incomincia il suo turno? Ma lui dovrebbe cominciare a mezzanotte. Certo che fa una pessima vita col poverello. E d'altronde è quello il lavoro che si è scelto. Lavoro? Insomma, dorme sempre. Appunto, ma insomma, tu presto, che dobbiamo andare a prepararci, su! Oh, mamma mia! Vai a vedere la siringa, mannaggia! Fai siringa sul fuoco! Thank you.
luce, quella serve per addormentare tutta la persona. Si dice anestesia, totale. E comunque per me quello è nato narcotizzato. Quello è nato dormendo. Beh, professoressa, scusate, ma mio marito sta molto stanco perché fa un lavoro notturno. Perché? Saluta le signore, perché? 5 minuti. Non beva affatti pure, ma che? Saluta le signore. Ma che? Ma che? Saluta le signore. Saluta le signore! Buonasera! Ma che? La professoressa Gatti e la dottoressa Volpe stanno in affitto dalla signora Iolanda. Tanto piacere. Stavolta non ne ho parlato davvero tanto di voi. Ma chi dice? Ma dice lei? Perché hai parlato a te? Sì, ma non a lei, lei, a lei lui. Ma a lei o a lui? A lui, lui. Ma lui a lei o lei a lui? Alleluia! Ma cosa state dicendo? Mi sembra che voi siete guardiano notturno alla banca della corretta, no? Sì, sì, è esatto. Purtroppo. Ma in realtà, voi non vi dovete lamentare, anche noi lavoriamo in un'altra come lei. Fate le fotografe. Di che le cosa state dicendo? Quali fotografe? La professoressa è una studiosa molto importante. Lei fa la speciologa. Iola, non si dice speciologa, si dice speciologa. Speciologa. Scelgo delle grotte sotterranee per studiare. Ma scusate, non è scomodo. Cioè, non fate prima a studiare in camera vostra. Io per studiare non scendo sottoterra. Io al massimo vado nel sottoscala. Io studiano i buchi che stanno sotto la terra. Scientificamente parlando, eh. È come se fosse due bellissime al contrario. In un certo senso. Sapete, c'è chi sfrutta le viscere della terra? Intorno alla terra si gira come gatto in un modo sputnico. Sì, come gatto. Sì. Lasciamo perdere. Già, come con l'aviatore russo. Aviatore? Astronauta. E mo si chiamano così. Yuri Gagarin. Brava. Yolanda, ascoltate un momento. Ma voi lo tenete il coraggio di salire nello sputnico? E che state scherzando? Manca il piatto a salire in ascensore, figuriamoci sullo Sputnik. Michele, se ci fate l'onore di seguirci nella nostra stanza, vi vorrei mostrare alcune fotografie delle nostre più recenti esplorazioni e poi vi vorrei offrire un bel bicchierino di erbe sotterranee. Un bicchierino dopo l'iniezione lo faccio venire. Dobbiamo preparare che Yolanda dà un piccolo ricevimento per il compleanno di Enrico. Mi raccomando, mettetevi eleganti. Avete visto come se ne è andato volentieri Michele? Non c'è problema, chi lo adoro? E non piglia pesci. Andiamo, che ci andiamo a preparare. Effettivamente tanto sveglio non mi sembra. Ci vediamo tra mezz'oretta allora. Rita, ascoltami piuttosto. Spruzza un po' di profumo in questo salotto. E con questa puzza di spirito mi sembra di essere al pronto soccorso del Pellegrini. Metti l'acqua colorata al posto dello spirito. Tanto Michele non si accorge di nulla. La porta forse è per il mondo. Lago, l'amore come il ti prende, ti fa volare in cielo leggera come fossi un fuscello. La bocca testa Pisapia. Siete avvocatessa voi? Buonasera. Crescentina Pisapia, avvocato penalista, civilista, separazioni, divorzi, tasse, fallimenti, avete fiscali, separazioni. La domenica la vendo e faccio più insieme a lei. Crescentina, che è una strachina questa cosa. E cosa avete bisogno, avvocatessa? Sono stata convocata per conferire con Ferdinando Cafiero. A questo punto. Signora, l'avvocato è come il medico, come il prete. In tragica evidenza, accorre con urgenza. Anche la nostra è una missione. Guardi, da questa mattina non sono ancora riuscita a mangiare nemmeno un torso di pane. E provvediamo immediatamente. Oh, troppo gentile. E mi dica cosa c'è da mangiare? Ah, però, mi raccomando, non roba grassa perché mi fa troppo male. Eh sì, la cotoletta di pollo, vediamo. Cosa avete capito, avvocatessa? Provvediamo immediatamente, vado subito a chiamare Ferdinando. Ferdinando! Oh,
grande rime. Ma Ferdinando ha proprio una zia giovanissima. E grazie, dottoressa. Se sapete, quando mia sorella è rimasta incinta, io ancora dovevo nascere. Beh, è stato abbastanza strano. Strano? La domenica del Corriere. Tutta la mia vita è stata un romanzo. E pensare che con la predisposizione innata che avevo, ho dovuto abbandonare gli studi di medicina al quarto anno. Dell'università. Ed è elementare, ho ripetuto la prima quattro volte. Signore, tutti che si faranno meglio le cose. Effettivamente. Oh, avvocato, carissimo. Ma accomodatevi perché dobbiamo parlare di una cosa molto importante. Grazie, guardi, purtroppo per quando non abbia avuto ancora nemmeno il tempo di mangiare un po', io sono a vostra completa disposizione. Oh, benissimo, no? Allora sparacchiamo un po' qua, almeno potete prendere tutto quello che volete. Oh, grazie, guardate la cedolina. Ah, però mi raccomando, non roba grassa, perché... Ecco fatto, adesso potete prendere tutto, appunti, annotazioni... stasera non si mangia. Fate in fretta, fra poco c'è la festa per il mio compleanno. E Ferdinando, su quanto noi dobbiamo ancora finire di preparare tutti gli addobbi. Prima ve ne andate, prima cominciamo, prima cambiamo. E come cacciami subito? Il cianiello dovevamo chiamare col nome del nonno. Veniamo subito al dunque. Sono tutta vecchia. Allora, io vi ho mandato a chiamare, perché devo sottoporvi un caso un po' particolare. No. Ma sono sicuro che voi... potete risolverlo, perché mi hanno detto che voi siete un luminare della legge, del diritto. Eh sì, Ferdinando, io sono chiamata il faro del forte. Vediamo, Toto, se questo faro è capace di illuminare l'angolo buio della mia esistenza. Avvocato, si tratta di un'adozione. Ah, Ferdinando, le adozioni sono il mio cavallo di battaglia. È proprio per questo ho fatto chiamare voi. E mi dica, si tratta di adottare un maschietto o una femminuccia? Oh, un maschietto! Ferdinando, in ogni caso questa cosa vi fa onore. Da uomo retto e coscienzioso quale siete, siete evidentemente giunto alla conclusione che venga regolarizzata la posizione di un povero maschietto innocente. Bravissimo, avvocato, bravissimo. E mi dica, quanti anni avrebbe questo maschietto? 55. 55. Cosa c'è di strano? No, mi spiace, ma in queste condizioni l'adozione non si può fare. La legge prescrive chiaramente che ci debbano essere 18 anni di differenza tra l'adottato e l'adottato. Ma questo dipende solo da voi. Da me? Ma se siete voi che volete adottare un figlio? Un figlio? Ma io non voglio adottare un figlio. E scusate, cosa volete fare? Oh, io voglio adottare un padre. Cosicché quell'essere innocente di cui sono... Sarei io. Io sono figlio di padre ignoto. E questo padre, diciamo così, putativo, chi sarebbe? E chi lo conosci? E io? Avvocato, io sono arrivato alla mia età, senza la gioia di poter scrivere un nome nei documenti anagrafici, alla casella, paternità. E per me questo è fonte di grande sofferenza, avvocato, però adesso basta, ho deciso che non voglio soffrire più. Papà, io voglio... Avvocato, io voglio un papà. Come andare alla rinascita? No, non scherzate, sono 30 anni che lo cerco, che cerco la carezza di una mano nuova. Sì, ma non sono riuscito a trovare un padre vero? E allora io mi accontenterò di uno finto, va bene? Ma perché vi siete deciso solo adesso? Perché vedete, non sono più da solo io a soffrire. Mia figlia Riccia è fidanzata con Raimondo, il figlio della vedova Ciccarelli, la titolare dell'omonima farmacia al Consulberto. La conoscete, vero? Ah, come sono felice per voi, siete davvero fortunati. Che felice, ma che fortuna! Non sa che quella betonica si oppone al fidanzamento dei due ragazzi? Oh, Gesù, perché? Proprio per il fatto che io sono figlio di padre ignoto. Adesso la ragione per cui io ho assolutamente bisogno di un genitore, anche a costo di pagarlo. Oh, beh, se siete disposto a pagare... Certo, 1.000 lire a settimana, vitto e alloggio a mio carico. Sì, credo che qualcosa possa fare. Si può provare, però c'è un problema. C'è un però. Deve avere il de staccato davanti. Come? Scusate? Il de staccato! De Angelis, De Curtis, De Bellis, cognome nobiliare, insomma. Pure nobiliare lo vuole. Certo, mi spetta di diritto. Ma se voi siete figlio di ADN... Appunto, nato nobile. Ma allora lo so. No, però so bene chi era mia madre. Un'aristocratica? No, era una donna di servizio, faceva la cameriera, una donna di servizio seria, proprio affezionata al proprio lavoro, a tal punto da non abbandonarla mai. Casa e bottega, insomma. Però il tempo di fare un figlio l'ha trovato, vero? Bravo. Avete proprio centrato il nocciolo della questione. Allora, proprio il fatto che lei era così legata al proprio lavoro da non abbandonarlo mai, avvocato.
Questo che cosa significa? Che cosa significa, Ferdinando? Significa che mi ha certamente concepito nell'esercizio delle sue funzioni. E allora? All'avvocato. Mia madre ha sempre servito in case mobili. Questo significa che io non posso che essere figlio di un nonno. Il potere cuoco della casa. Impossibile. E perché? Avvocato, voi siete un bravo avvocato, un principe della legge, ma in psicologia non ci siamo. Guarda, sarà la fame, ma io non vi capisco da dire. Guardate me, guardate me, guardatemi bene. Avete capito adesso? Ma il mio, ti sembra il portamento di prole culinaria? Ti sembra, immaginate, con uno scolapasta in testa? Oppure con un bel cucchiaio di legno immerso in un pentolone, immaginate? Ferdinando, in tribunale si portano le prove, non i portamenti e le apparenze. Beh, allora io faccio appello alla nobiltà del mio lavoro. Ma se voi fabbricate bottiglione, cricche trave. Avvocato, maneggiare polvere pirica è sempre stato un lavoro nobile. Santa Barbara, la patrona dei fuochisti, è stupe regale. Il principe Caracciolo preparava con le proprie mani la polvere per la sua artiglieria. Mi sta scoppiando la testa. Ma ditemi, ma questo non c'entra niente con la nobiltà, non c'entra? Ferdinando, voi potete dire tutto quello che volete, ma io per 1.000 lire alla settimana un padre nobile non me lo trovo. Va bene anche un nobile decaduto, non c'è problema. Prima lo voglio provare, prima lo voglio. Bene, adesso se volete favorire l'avvocato. Oh, finalmente grazie, qualcosa l'accetto volentieri. Ah, però mi raccomando, non roba grassa, perché mi fa paura. No, se volete favorire da questa parte, perché io vado a lavorare, il mio lavoratore mi attende. Sì, ma piano. Io abbiamo preso il stomaco. Sei fortunata. Faccio una proposta, aspetto lei. Arrivederci. Trovare a 200 metri di profondità serve un esplosivo la cui operazione
in maniera così un po' affumicata, diciamo così. La verità è che Ferdinando ancora non ci ha consegnato le capsule. Diteglielo anche voi a Ferdinando, che per la riuscita della spedizione siamo nelle sue mani. Ferdinando, questo non si deve proprio fare, non va bene, non va assolutamente bene. Però adesso voi mi state mortificando. Vabbè, dobbiamo andare. Ma Ferdinando, vediamo chi lo dice, perché proprio non ha capito. Ma la signora Yolanda è la sua moglie? Yolanda? No, lei è mia zia. Buonasera, zia. Buonasera, Yolanda. Buonasera, dottoressa. Buonasera, dottoressa. Arrivederci. E tu a guardarla dalla testa ai piedi, Ah, perché non ti sei accorto di niente? Non la guardavi, ma era tutta quella... così tutte quelle aria. Ah sì? E dove sei andata a pascare? Non ho capito. Vicino alle cosce, si vedeva tutto pettinante. Ah, non ti sei accorto di niente, vero? Ma ti pare che io guardo le gambe di una scienziata? Quella è una libera docente. Quella è una libera indecente. E che brutta epoca, proprio. Sarà anche una brutta epoca. Comunque, la scienziata non è proprio male. È arrivato condoglianze. Ti sei sbrigato un pochino prima, Gesù. Il funerale del pomeriggio era di rito civile, così ho fatto accelerare la cerimonia. E voi, Ferdinando, come state? Benino. E voi? Come vuole il Signore, vedete, oggi ci siamo e domani chi lo sa, vero? Oggi è più allegro del solito. Gesù, non noti niente di nuovo. Come se tutta addobbata, io l'ho scambiata per un funerale di prima classe. Come per me, come la notte. Che buon profumo. Ti sei messo al mio? Fammi perdere il senso. A poco. Numero 2. No, non mi dire. Addosso a te questo profumo mi eccita tutto tanto, lo sai? Ti prego, trattieni i tuoi bollori. Come sembra una diavola, io. Cambiato per una pizza. Gesù, non fare il selvaggio, non fare quell'ultima cosa che mi hai toccata dappertutto e poi mi hai sbattuta qui su questo tavolino così e poi te ne sei andato. Sì, sei morta, mi ha sbandonato. Beh, mi è passato io la scuola. E Gesù, indovina quanti indirizzi ti ho procurato oggi? Tu? 3. Anche il ragioniere che avanza sta per trapassare. Mamma mia, quanto sei carina. E dammi un bacio, va. E Gesù, confessa, una volta per tutte. Ma non è che tu mi vuoi bene solo perché io ti procuro gli indirizzi dei moribondi. Thank you.
stavo su un motocarro in mezzo al deserto, no! Io stavo a piedi in mezzo alla gente! Piano, piano, con gli occhi spaventati dalla paura di esplodere in aria, con il terrore che è rimasto nemico a mettere una mano sulla spalla! Con la dovuta decenza, mi sono cagato sotto la porta. Le 10.000 lire, 20.000 lire, 10. Devo pagare la scorta. Quale scorta? E gli amici che mi stavano di fianco mi protegevano durante il viaggio. Ma aspetta, la poverina fa inci. Ma dal quartiere a qui ce l'hanno proprio 1.000 lire. Fai una cosa, riprenditi la mercanzia. No, io la lascio lì, ma è tornata, la lascio lì. Per 10.000 lire, tu me ne chiedi 20. Facciamo 18. 16. 15. 14. 13. 12 non se ne parla più. 12... Vanno bene 12, perché state tanto simpatico. Mi raccomando, state attento. Un piccolo urlo. Noi diventiamo tutti folli, no? Tutto, però non sono. Bravo. Grazie. Inizio. Ma perché cammini così? Perché? Ti sei fatta addosso dal becco? Ma no, ma è la schiena. Ma la schiena, la schiena. Andiamo piano. Alcune domande. A me? Sì, a lei. Adesso! Purtroppo stanno uscendo, non potete tornare domani mattino. No, si tratta di una cosa lunga, ce la stregheremo in 2 minuti. Dice sempre così. Sì, quello che lo sa dei capi. Secondo me è colpevole. Colpevole di cosa? Non è come una sensazione che ho avuto io, ecco. E che diavoli, mica sono venuto per arrestare. Si dice sempre così, si dice. Ma tranquillo. Ti prego, mi scuotermi, per favore. Volete sapere una cosa in confidenza? No, c'è Giorgio, sì, se vuoi fa piacere. Qua c'è qualcuno che mi vuole far passare un guaio. Sì, voi. Io? Cioè, no, Giovanni, sì. Arrivata in caserma una segnalazione anonima. Risulta che voi utilizzate clandestinamente un locale della vostra abitazione contravvenendo alle disposizioni di pubblica sicurezza. Santa Barbara, anima del principe Caraccio! Prego, non scuotetemi, per favore! Allora, è passata, venga qua, sia tranquillo, qua le faccio vedere, cosa è arrivata in caserma, mi segue? Sì. Andiamo. No, qua, ti affermo, ecco qua, Gaffiero Ferdinando di NN, fu Maria Antonietta Gaffiero abitante alla riviera di Chiaia, ha omesso di rinunciare per utilizzare la stanza della propria abitazione a scopo di lucro, destinando la camera d'affitto. Perché voi arrivate
affittata alla professoressa Gatto, un luminare della speleologia mondiale, la conosce? Guardi, a noi questa dichiarazione d'affitto però non risulta. Non risulta. Ma guarda che c'è di qui, guarda. Venga via, c'è di qui. Facciamo una cosa, andiamo a chiedere direttamente alla signora Yolanda. La faccio stare, venga, venga, venga. Venga. Direi, vediamo, per romper
verità. Io ho buone speranze. Eh sì, cantiamo di speranza. Però, povera creatura, Su. Basta, meglio che la facciamo subito finita. Insomma, Rita, per ora basta, E poi perché te la prendi sempre col povero Raimondo? Giovanna, lasciatela sfogare, io in fondo la capisco. Su. Rita, tu non direi di arrabbiare con Raimondo. Chi lo te vuole bene? Anche io li voglio bene. Scusami, Raimondo. Fosse bello, almeno adesso tra un carciofo. Chiamare se dovrà convincere. Sono disposto a tutto, anche lasciata da sola puoi stare con te. Oh, è bravissimo, Raimondo. E ora basta con i cattivi pensieri. Ora ci vuole festa. Allegri. Musica. Fermi. Tanto io facciamo prima, va. A quest'ora ci farete una bella messa di vecchio in bocca. Yeah.
perché tu hai afficiato la camera alla professoressa Gatto senza registrare. Ho capito tutto. Brigadier, adesso vi spiego. Siccome settimana scorsa sono stata impegnata con i turni al pronto soccorso, non mi sono potuta recare personalmente in quel posto. Mi ha fatto una raccomandata scritta alla posta. Se mi può far vedere questa ricevuta. Uè, adesso me la fa vedere. La ricevuta. Ma cosa ci fa qua vedere? Ah, no, è venuto per la camera che affittiamo. Papà, è successo qualcosa? No, è venuto per la camera che ecco qua, brigadiere. Tutto a posto. Modestamente io la legge la conosco. E ne ho fatte di siringhe questo... Prima di dire, granito un pasticcino, là, ne abbiamo... Grazie, volentieri. Signor Caffè, state cercando qualcosa? No, no, cioè sì, ma non è niente di importante. Brigadiere, un bicchierino. E su? No, grazie, signor. Vostra sorella? Finalmente ci ha ritrovato.
bene. Momento è arrivato, a che ore partite? Stanotte? Ah. Io no, al buio. Ma... Andiamo.
abitiamo sottoterra, Yolanda, giorno e notte, per noi è sempre buio. Ma stavate uscendo adesso? Eh sì, anche perché io e la professoressa adesso facciamo un salto all'Istituto di Scienze Naturali per recuperare un po' di quegli attrezzi che ci servono per la spedizione. E per che ora sarebbe di ritorno, ospitatevi? Perbacco, Ferdinando, come mai tutte queste domande? No, no, era soltanto per farvi gli auguri. Ci vediamo tra una mezz'oretta. A dopo, maestro. Ferdinando, ma ti vuoi far fare una di quelle belle visitine scrupolose, scrupolose? Ma io fammi fare questa visita! Come? Ma smettila, dai! Dov'è Rita? E Rita è andata a correre il mondo a casa di Clementina a Mergellini per la prima serata del Festival di Napoli! Senti, stasera cantano Arturo Pani, Tullio Testa! Ma ci sono solo loro! No, anche altri cantanti minori, come si chiamano? Domenico Modugno, Claudio Vivi. Ci sono loro, nel senso, i ragazzi sono da soli. Oggi ci siamo. Guarda che la casa di Clementina è molto spaziosa, saranno una quarantina di ragazzi. Questa cosa non va bene, la gente morta. Se quei due sono sempre usciti da soli. E invece adesso devono essere accompagnati, perché le cose stanno cambiando, sì. Quali cose per dire? Lo so io. Io a te proprio non ti capisco. Ti capisco io, vai, ti capisco io, vai. Benvenuto, eccellenza, accomodate! Grazie, figlio mio diletto. Scusatemi se vi ho fatto attendere, ma mia zia non se ne andava. Non preoccuparti, ho udito tutto. Ma voi stavate partendo? Parti! Ora che ti ho ritrovato! No, 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 no. Questa è per te. Oh, bene, bene, grazie, perché vedete, io sono tutto sconvolto. La vostra improvvisa apparizione di ieri sera, tutto quello che mi avete raccontato, mi hanno veramente sconvolto, io sono confuso. Ti capisco, mio adorato Ferdinando. Anch'io ho vissuto ore di intense emozioni. Ieri sera, nell'entusiasmo di averti ritrovato, forse ho detto cose che tu hai male interpretato. Ma non è sicuro che io... No, non temere. Tu sei veramente il visconte Ferdinando Cortés de Fonseca. Eccellenza, eccellenza. Non chiamarmi eccellenza, ti prego. Pronunciala tu stessa. Quella bella, dolce parola. Quella immensa parola. La prima parola del pascolo panchezza e l'ultima che il moribondo in bocca. Pronunciala! Mamma! Mamma! Papà! Figlio mio! Io, visconte Ferdinando Cortés de Fonseca! Non è uno scherzo, vero? Visconte come vi permette! Il conte Alfonso Cortés de Fonseca, che da tre lustri sono chiuso dentro il mio appartamento e che... di notte, scavando con queste mani il muro dietro il grande arazzo, sono riuscito ad evadere e a rintracciare il mio figlio, per diletto avrei fatto tutto questo per scherzo! Scusate, oh, che figura che ho fatto! Ma veramente io sono confuso, perché dopo aver cercato invano il padre vero, sfiduciato, deciso di adottare un mio figlio, cosa succede? Si apre l'armadio e appare... un padre vero, autentico! È il fato, mio adorato, che ha voluto essere tanto benevolo verso due persone che hanno tanto sofferto! Papà, ma voi come facevate a sapere che ti piace il vostro figlio? Non lo sapevo, ho scavato solamente per fuggire. Pensavo di trovarmi nel cortile, invece mi apparve il fondo del tuo armadio. E origliando dall'armadio, No, perché voi stavate... No, dai, non ci posso credere. Sono due giorni che ascolto tutte le vostre conversazioni. Quando tu parlasti con l'avvocatessa di Sabbia, ebbi la rivelazione. Tu eri il figlio di Maria. Mamma! Cara, povera Maria. È stata al nostro servizio per due anni. Ah, allora questo fatto è vero, è autentico. I miei si accorsero del nostro amore, che fu breve. E così mi costrinsero a partire per la guerra di Tripoli. Quando tornai, Arianna non c'era. Sì, io andò a servizio dei principi di Saluzio, Formia. E non lo senti mai. Gli alieni allontanarono da Napoli.
segregandomi nella nostra tenuta di Frascati. Abbiamo una tenuta a Frascati, con un piccolo castello e tanti alberi del mondo. E da allora sono sempre rimasto prigioniero, prima di mia madre e poi di mio fratello Eduardo. Oh, sembra un romanzo questo. Ma quale romanzo? È un film in Technicolor. A proposito, i documenti in quella valigia parlano chiaro. Cioè, documenti che riguardano me? No. Quando durante la guerra sfollammo dalla nostra proprietà di Arco Felice... Abbiamo anche una proprietà ad Arco Felice? Un po' più piccola di quella di Francia. Vabbè, papà, non è importante. Quando sfollammo, dicevo, tutto l'archivio fu chiuso in otto valigie. Fu allora che trovai le 12 lettere di mio fratello Eduardo che parlavano della tua nascita clandestina. E quindi queste lettere sono in quella valigia? Non lo so, non lo so. Sicuramente in una delle 8. Tu inizi ad esaminare questa. Ti troverai cose molto interessanti che riguardano un nido tra te. Zio Eduardo. Ipocrita, delinquente. Quel delinquente per impossessarsi della vostra eredità defrauda un piccolo pargolo come me, sangue nel vostro sangue, che da 55 anni è nobile, ricco, non lo so. Questo è niente in confronto a tenermi segregato per impedirvi di ritrovarti. Vi blacco senza cuore e denunciarlo alla polizia una volta. No, non voglio che il nostro nome intemerato sia dato in passo alla curiosità del popolo. Scusatemi, mi sono fatto prendere un po' dalla frenesia, però dai, diciamolo, che grande soddisfazione poter urlare a tutto il mondo. Io sono il visconte Ferdinando Cortés de Fonseca. No! No, no, come sai che no? Tu non potrai gridarlo. Lo dico sottovoce, io sono il visconte. Dimmi sottovoce, non deve sapere nessuno. Perché? Tu ti proclami mio figlio, Eduardo scopre tutto e troverai il modo di dirmi da Cianco. Ma se voi mi riconoscete legalmente, lui non potrà fare niente. Io non ti riconoscerò legalmente. Ma come no? Dopo tutto quello che abbiamo passato, tutti e due per 55 anni. Ma dai, ma che razza di padre siete, su? Un padre che ti adora ma che deve rimanere ignoto. Ma cosa me ne faccio di un piano ignoto? Io ce l'ho già da quando sono nato, quello. Visconte, non mancarmi di rispetto! Se non posso darti il mio cognome, ci deve essere una ragione. Ma quale sarebbe questa ragione? Che direbbe tuo fratello? E hai tuoi stessi diritti. Ma dategli questi diritti, ma cosa mi interessa? Non posso. Ma perché? Perché non lo conosco. Ho capito. Un altro figlio ignoto. Un'altra triste storia. Ma cosa mi impedisce nel frattempo di conoscere me? Un profondo senso di giustizia. Il solenne voto fatto a San Gennaro. Non ci poteva mancare San Gennaro. Ho giurato di curarmi della gioia e della paternità, ma che non fossi riuscito a riunire i miei figli in un unico operato. Ma se non posso darti il mio cognome, posso darti la ricchezza alla quale mi riuscivo. Sì, ma non è quello che cercavo, papà. Io cercavo una stirpe, non del vile denaro. Ma quanto ammonterebbe? Di preciso non lo so nemmeno. Ma te ne renderai conto tu stesso esaminando la valigia. Ah, certo. Oh! Meglio che me ne vado. Sì, sì. E allora continuando solo qua di disco. Bene. Ferdinando! Abbiamo tante cose da dire. Ferdinando! Non farmi attendere a lungo. Nel frattempo io esaminerò i documenti, ci sono nella valigia. Bravo! Dopo ti porterò un'altra valigia. Ferdinando! Arrivo, sì, arrivo! Adesso mi metterò proprio sulla cassa. Prego, prego, prego. Ma come mai c'era il toiletto davanti alla porta? Guardate, ero giù nel laboratorio, stavo sistemando la nitroglicerina in eccesso. Comunque adesso vado a lavorare, Ma Ferdinando, dobbiamo sistemare i conti di sospetto. Ma con calma, c'è tempo, non c'è fretta. Ma come non c'è fretta? Ieri avevate fretta. E ieri, ma oggi è un altro giorno. Arrivederci. Questo pazzo esaltato quasi ci scombinava tutto il piano. Stai calma, Vittoria, stai calma. Non è sicuramente questo il momento di perdere la calma e la concentrazione. Ma tu capisci che ogni singolo ritardo potrebbe compromettere un intero mese di lavoro. Vedrai che andrà tutto bene. Piuttosto, il guardiano l'hai sistemato. Il guardiano? Di lui non c'è nulla di cui temere. Nelle quali io ho messo talmente tanto sonnifero che non si sveglierebbe nemmeno se dovresti crollargli la banca di fianco. Comunque la macchina dove l'hai parcheggiata? L'ho parcheggiata
San Pasquale a Chiaia. Ho cambiato anche le targhe. E dove l'hai fatta? A Salerno. Beh, cambiati subito. Dal momento di sollevare la bara. Guardi, non ho davvero tempo di ascoltarla. Oh, mamma mia, mi sono messa la nervosa. Ho 12 anni, è la prima volta che faccio tanto l'appuntamento, capito? Sì. Ma non è stata colpa mia, ve lo ripeto. Signora Lucia! Signora Lucia! Sono Gegè, sapete che fine ha fatto Yolanda? Ma era qui un quarto d'ora fa. Ma dove? Qui non c'è. Allora sì che mi arrivo. Vi vengo incontro un attimo. Prego, Lucia, vieni. Eccomi qua. Vedete. Ma come c'è? Stava qui un quarto d'ora. Dovevamo festeggiare il nostro fidanzamento, era l'anniversario, ma ho fatto tardi. Ecco perché stava così nervosa. Vedi, stavo terminando un servizio di prima classe, no? È il momento di sollevare la bara, capite? E non ci pensate, capite? Ma mi sembra che mangiate la gomma americana, c'è. Questa è una contrazione nervosa, è un tic che mi è venuto per lo spavento che mi sono preso. E quando l'avete preso? Appunto che vi stavo raccontando, stavo terminando un servizio di prima classe, no? È il momento di sollevare la bara, capite? Suonano la porta, Gegè, andate ad aprire. C'è Yolanda, ditegli che sono qua da un pezzo, vi prego. E va bene, Gegè. Andate, andate. Insomma. Ah, tu sei qua. Yolanda, tu sei uscita, io sono arrivato. Ma ti spiego. Non c'è niente da spiegare. E levati quel sorriso dalla faccia, cretino. Non è un sorriso. Tiene una contrazione nervosa. Lasciami spiegare, Yolanda. Non c'è niente da spiegare. Io ti lascio e basta. E oggi facciamo la giornata dei lasciamenti. Io lascio te e Rita lascerà il mondo. Ma Gesù, Yolanda, che dite? Basta, io non ce la faccio più. Non posso più sentire offendere mio padre dalla mamma del mio del mondo. È brutta razza, Ricky. È più facile se ne fanno dentro nel pertuso di un altro. È un rischio per te. Insomma,
Nel palazzo accanto almeno chi ci abita? I conti Corteste Fonseca. Oh, avvocato, scusate, ma per caso Ferdinando vi ha dato l'ordine di affittare la casa? No. Questa signora chi sarebbe? Vostra cognata, la signora Yolanda. Ma cosa, ma che siete impazzita? Fate silenzio voi! Quella ragazza chi è? È Rita, vostra nipote. Oh, bella educazione che ti ha dato tuo padre. Ancora alzata quest'ora? Vai a letto subito, avanti, marci! Scusate, ma questo tipo tutto agitato, chi è? È il fidanzato di vostra cognata, ma dopo lui non sa chi è. Ah, bello. Bene, avete conosciuto tutta la famiglia. Bene, avvocato, e lui chi sarebbe? Il padre di Ferdinando. Il padre di Ferdinando? Padre putativo, ma sempre padre. Ferdinando! Ferdinando! Ferdinando, sai immediatamente che cosa molto urgente! Ma tu tanto l'ha uscito fuori tuo padre! Oh! Ma che c'è dall'armadio? vieni, vieni! Così ci facciamo due belle risate! Oh, avvocato, e perché dovremmo ridere? Ma niente, niente, state tranquillo! Dov'è? Dove l'avete messo? Dove l'avete messo? Ma chi? Ma mio padre, dove l'avete messo? Eccolo qua! Questo è mio padre? Esattamente! Ma non ne sono usciti altri! Bartolomeo De Fazio, maresciallo maggiore dell'esercito italiano a riposo. Ah, figlio mio caro, non ti stringo sul mio petto perché non sopporto tutti questi avvitamenti di stomaco, ma sappi che... io sono molto orgoglioso di avere un figlio come te. Ferdinando, ma insomma, ma cos'è tutta questa storia? Ma tu sei questo signore è mio nonno. Calmi, dopo mi spiegherò tutto, avvocato. Questa questione devo parlare avanti con comodo. No, perché non ne parliamo adesso? L'oggetto in questione è proprio... Guardate come vi ho servito. Antica famiglia napoletana, stagionato, solido e elegante. Cos'è un divano? Che sia stato facile provarlo. Yolanda, voi che siete una donna di gusto, che ne pensate? Veramente non è il mio tipo, pure un po' tarla. Io sento come il mio genitore. Signora, non è piacere conoscervi, ma dai, cosa ne dite voi? Ma no, veramente, passavo di qui, ma non ho ancora capito a chi deve servire. Avvocato, non è per rispettare la vostra mercanzia, però qui siamo di fronte a un maresciallo semplice, dai, per un po' banale. Sì, ma Ferdinando, voi per 10.000 lire al mese cosa volevate? Il comandante della NATO. Oh, qui c'è pure la dottoressa, quindi. Ma professoressa, ma allora partite! Finalmente tocca l'ora della grande avventura! No, oh, ma mi serve tutta questa attrezzatura che... Questa è solo una parte, il resto lo troveremo sul luogo della spedizione. Oh. Che così combinate? Fate un po' impressione! Professoressa, dottoressa, ma io, a nome mio di mio marito McKay, che non c'è per motivi di lavoro, vi facciamo tutti gli auguri per la vostra impresa scientifica. Non è casa tua. Permettete? A nome di tutta la mia famiglia, io vi ringrazio per averci onorato della vostra presenza e per aver eletto la nostra umile dimora a culla della scienza. Maresciallo maggiore Bartolomeo De Fazio, quale modesto rappresentante delle forze armate italiane, desidero associarmi alle alte parole del mio concittadino Caffiero. Viva l'Italia, viva il tricolore, viva la libertà, viva la patria! Ha fatto la commemorazione della vittoria! Professoressa, stai facendo tardi. Scusate, ma dobbiamo proprio andare. Dai, accompagna la professoressa. Non ti disturba. No, nessun disturbo. A lui fa piacere accompagnare quelli che vanno sottoterra. Caldo per una settimana, per ci cassate, forse quello non mi riconosce, allora la rimettiamo in campo lui.
lui. No, scusa, io non mi devo non prendere... posso parlare! Tergiversate, su! Maresciallo, noi che abbiamo finito, vogliamo andare? Come abbiamo finito? Noi non abbiamo ancora parlato di niente! No, questa cosa ho inventato il mio avvocato. Ma è una cosa che voi non capite! No, io ho fatto... sono uscito di casa questa mattina, mi hanno fatto fare un bagno fuori programma, mi hanno fatto mettere un vestito buono e poi mi hanno fatto venire fin qui perché pare che ci fosse un uomo che ha 55 anni che mi cercava e poi una volta che lo incontro cosa mi dicono? Abbiamo finito, vogliamo andare? Ma chi sono io? Babbo Natale? Pulcinella? Ma io sono ancora capace di scendere sul campo di battaglia, io dichiaro la guerra! Ok, questo sia finire una prestigio, grazie. Riceverete presto mie notizie, sangue e una palla di cannone! Due palle di cannone! Con una trentina. Sì, un
patatine. Ma no, che hai capito? Con una trentina, una di Trento. Scrivevamo troppo. E che senso? Nel senso che le scrivi tante di quelle lettere che alla fine si è innamorata del postino. E finalmente, così sei tutto mio. Sì. E non sei più di nessun altro, sei solo mio. Sì. È proprio questo. E per festeggiare l'anniversario del nostro fidanzamento potevamo trascorrere due ore da soli in riva al mare, io e te, abbracciati sugli scogli a guardare il mare. E chi ce lo dice di andare adesso, dimmelo. Ma Ferdinando, guarda meglio, cosa gli dico? Dici che vai a letto invece. E non è possibile, perché Ferdinando tutte le sere prima di andare a dormire mi ha dato il bacio della buona notte. Ma allora tu non mi desideri come ti desidero io. No, ti prego non dire così, questo non è vero. Questo non lo merito io, no! Gege, aspetta un momento, sai cosa facciamo? Io adesso vado di là. Sì? Dico Ferdinando che tu sei uscito e che io vado a dormire. Tu, sì. Tu nel frattempo ti nascondi e appena lui si è addormentato io torno da te! Sì, sì, vai! E poi corri da queste braccia forti come il marmo di un loculo. Sì! Ma io non volevo. Vieni fuori!
di chi? Vergogna! Ma che di... Tu vorrei sposarti con mia zia Yolanda e non più in casa mia, eh! Oh, vergognati! Approfittarti di una donna più piccola di te! Sì, più piccola, la terza più piccola! Che mi chiamano la testare, capito? Perché adesso mi hai stancato! Sono più pericoloso, sai! Schiatta morto! Lascia stare, non insistere, non parlate più! Mi scongiuro, perdonate. Ma cosa fai? Sembriamo lo stato della pietà! Tira, Era tu, troppo facile, eh? Prima traspassi e poi... Non è vero. Sembra una cosa. Fuori io a parlare di te, vieni. Guardatemi, io voglio veramente bene, Yolanda, eh? Non gridare, non gridare che ci sentono tutti. Avanti, mia, andiamo fuori, San Gennaro mi ha sciolto dal voto. Grazie. Devo ringraziare San Gennaro. San Gennaro, scusate.
alta. Ho finalmente ritrovato la mia creatura. Mio fratello? Sì. Chi è? Chi è? Yolanda. Yolanda è mio fratello. Il tuo fratello. No, ma quelli si sta dando tutti di matto. Ma cos'è che ci fate pazzo? Chi è pazzo? Com'è di insultarmi? Hai per caso visto i documenti? Quali documenti, Ferdinando? E allora taci! Silenzio, lascia parlare papà! Dunque, lei è tua sorella perché anche lei è mia figlia. Veramente io sono figlia di Teresa Antonio Chiantone. Evidentemente tu sei figlia di secondo letto. Che dal secondo letto? Mamma era del primo letto con Antonio Chiantone. Il secondo letto era il tuo papà. Se tu continuavi con mia madre, se la intendeva con lui. No, 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 no. Io tua madre non l'ho mai conosciuta. Ma come è possibile che faccia, sai? Io sono suo padre, perché anche lei è figlia di Marianna. Ah. Teresa era soltanto sua zia. Hai visto? Io l'ho detto che tu ci voleva un dottore, ma guarda, una psichiatra. Quando rivivi tua madre, dopo 6 anni, trascorreremo una meravigliosa notte d'amore e rivalità in mezzo agli discorsi. Fare quanta merce c'è. E sugli scogli nacque lei, eh? La tua vera madre è Marianna. Mamma! Teresa, vostra zia, per evitare a Marianna un secondo scandalo, accettò nobilmente di denunciare come propria la figlia della sorella. Scusate, perché mia madre allora, cioè mia zia, non mi ha mai detto nulla di tutto questo? Doveva liberarti tutto a 21 anni. Il destino sarei chiamato a primo. Eppure, papà, sembra lei la sorella maggiore, A questo punto occorrerebbe studiare il patrimonio genetico. Io non ho il patrimonio genetico qui. Certo che ce l'hai, l'hai ereditato dai tuoi genitori. I miei genitori non mi hanno lasciato nessun patrimonio genetico, va bene? Tutto più mi hanno lasciato un debito genetico. Te, che a quanto pare sia mia sorella. Comunque ci sono i documenti. Ferdinando! Ferdinando, hai trovato le 12 lettere nella valigia che ti ho portato? Fatture ricevute, qualche ricetta. Dopo ti porterò un'altra valigia. Bene, direi che io a questo punto sono contessa, no? Che contessa? Io sono il visconte. Il titolo spetta solo al primo genito. Il primo genito. Anch'io sono figlia. Ma non ce l'ha neanche il fisico della contessa. Comunque a te spetta l'entità. Ah, bene! Papà, cos'è un ID? Nobil donna! Vai, accontenta! Però hai un preciso dovere. Che dite, papà? Il secondo genito dei Cortés de Fonseca, se femmina, deve prendere i voti. No! E allora perdiamo l'appannaggio di Camerlengo! Quanto sarebbe questo appannaggio? Tutte le nostre proprietà, uva e bere compreso. Tu ti fai nuova che sei qui! Tu vuoi stare a lavorare fino a domani? Ma cosa stai dicendo? Ma sai che un tuo capriccio qui, ti chiamo tutti in mezzo alla strada! Basta! Come osate? Davanti a vostro padre, io pensavo di portare gioia e felicità, invece porto solo discordia. Se è così, preferisco non darvi il mio conto. No, papà, ci penso io, la convinco io, ci parlo con calma, io so come fare. Giù, fate i gradi, mettetevi d'accordo. Io nel frattempo torno nelle mie stanze, non vorrei che si accorgessero della mia. Non sia mai, papà, non sia mai. Buonanotte, figli miei. Dopo vi porterò un'altra volta. Ah, va bene. Io, Mona, non mi faccio, hai capito? Ma no, perché io, Mona, ma calma! Ma perché urli? E niente, stavo discutendo con tuo padre. Andiamo di là, in camera, a lavorare con te. Thank you.
pezzi. Però dobbiamo andare a cambiare. Io a immaginare che erano tutti pezzi da rivedere. Dai, adesso li mettiamo. Guarda, una valigia. Dai, retto. Domani ne riparliamo. Buonanotte, figli miei. Chi siamo? Guarda, queste qui sono tutte chiacchiere e perdite di tempo. Quello a noi non ci vuole riconoscere, questa è la verità. Però, Ferdinando, diamo un'occhiata dentro alla valigia, detto che ci sono cose che ci appartengono. Ma qui ci sono soltanto fatture, ricevute, soltanto scattocca. Sai cosa ti dico io? Sai che lo dico? Te la regalo io la valigia, vienita. Tanta valigia. Almeno togli tutte le tue scartoffie, non è possibile. Ma perché? Ma ci deve essere un smocco. Thank you.
pronunciare. Ma come che devo pronunciare? Io sono il fidanzato della signorina Yolanda. Ma voglio dire, siete atteso? E come non mi ha fatto telefonare di venire appena ero libero? Non si erano venuto a Napoli, ci deve compre questo. Tu sei qua! Yolanda, ho lasciato metà la tumulazione. E mi sono subito precipitato. Elena, potete andare, subito ho bisogno di voi, suonare al campanello. Sì, non vi donna, io sto qua nel corridoio a passeggiare. Ma perché dovete passeggiare nel corridoio? Sono soffocati, in cucina ci sta, c'è questa schiva, Visconte in camera da letto che si sta a lavare. E allora passeggiate, su. Ma che è successo? Mi vuoi spiegare? Giacomo, non c'è niente da spiegare. Ma Gegè, che nome frivolo! Ma non vedi che le cose sono completamente cambiate? E come no? Mi pare di essere un museo. E non fare pensamenti inopportuni. Ricordati che sei nell'abitazione provvisoria del Visconte Cortés de Fonseca. Ma chi è? Mio fratello! Ah, e cosa ne pensa Ferdinando di questo tuo fratello? Ma cosa deve dire? È lui mio fratello? Ah, ho capito, hai voglia di scherzare, va. Niente affatto. Solo non ti posso spiegare nulla, perché la questione è tutta in mano agli avvocati. Ma allora, perché mi hai fatto chiamare? Per una cosa che ti riguarda personalmente. Oh, mamma mia, che cosa è successo? Mi sento tutto agitato, io la... Giacomo... Lo vuoi per caso un brinco? Te lasciamo perdere. Oh, ma insomma, ma come te lo devo dire? In italiano. Giacomo, noi non possiamo più sposarci. Come? Dopo 12 anni di fidanzamento tu non mi vuoi più bene? Ma l'amore non c'entra, sono le convenienze sociali che mi impongono questa decisione. Ma io non posso fare a meno di te, io ho bisogno di starti vicino, mi capisci? Ma nessuno te lo impedisce, ecco. Solo non sarai più il mio fidanzato, no, sarai il mio boyfriend. Ma insomma sarà il mio accompagnatore ufficiale negli eventi mondani. Ti occuperai di tenermi compagnia, di farmi allegria, di passeggiate in carrozza, io e te. Questo si può fare. Useremo i cavalli quelli della mia ditta, quelli vulcanati. Non ha la forza, non hai permesso. E la super forza! C'era la principessa Margaret, il boyfriend, non capisco perché non potrei averlo io. Fammi passare! Abbiamo sbagliato casa. Ma come sbagliato casa? Ma Lucia, ma sono io, ma non mi riconoscete? Ma poi non c'è che venga a dire buono cuore. Buongiorno signora. Ma che disgrazia è stata la fortuna. Ma insomma, ma cosa è successo? Perché? Il mio padre non è che. Ma che padre? Michele. Povero Michele, povero marito mio, questa proprio non me l'aspettavo. Ecco, io voglio fare una shakespeare extra classica. Oh, chi è? Michele è morto. Lo possiamo sotterrare vivo. Lo Loran, hanno arrestato Michele. Ah no, signora, si tratta solo di un semplice fermo per accertamento. Allora esci subito. Sì, subito. Stavamo tanto bene senza il dormitorio. Non dica niente, non date retta alle parole della ragazza.
E tu abbassati che non ci arrivo. Abbassa. E ti vale questo, madre mia, quanto a casa dormi, quanto vuole che sia là. Non lo dire manco pesce. Io sento tanto la mancanza di quell'uomo. Brigadier, mica non ha fatto niente di male. Ah, signore, è proprio quello vogliamo accertare. Purtroppo è stato svaligiato il Banco di Napoli alla torretta e stiamo effettuando le dovute indagini. Giola, diteglielo voi, che mica non ha fatto niente di male. Ma brigadier, mica non sarà il tuo uomo, sapete? Eh sì, lei lo conosce bene, mica gli fa le punture per la luce. Signore, chi è? L'ho già visto l'altro giorno. Chi è? Il fidanzato di Yolanda. No più. Lui è il mio boyfriend. Ma che? Lui è il quartiere. Piacere. Piacere. Giacomo Schiattarella, titolare di Ponte. Brigadiere, non fate cerimonie, se avete bisogno io sono. No, grazie, non ho proprio bisogno di voi ora. Signore, volevo farvi delle domande sul signor guardasciuto. Per caso frequentava locali pubblici, caffè, aveva conoscenze equivoche? Ma no, brigadiere, cosa dite? Perché era tutto casa lavoro, lavoro casa. Ma non so, giocava. A tombola, a Natale, no? Ah, oh, bello, ma niente. Mica, brigadiere, mica si faceva volere bene da tutti. Pure la dottoressa Gatto, che è una scienziata di fama mondiale, ma lo teneva in grande considerazione, aveva grande simpatia per lui. Ferdinando, voi conoscete me che da quando eravate bambini. Hanno arrestato me che Ferdinando. Buonasera, brigadiere. Buonasera, signor Caffiero. Mi potete parlare del signor guardasciotto? È come se avesse arrestato San Francesco d'Assisi. Quello che non è chiaro è che lo stesso guardascione ha dichiarato di essersi trovato legato e imbavagliato senza essersi accorto di nulla. E cosa c'è di strano? Dormiva. E non ha nemmeno sentito l'esplosione della cassaforte. Brigadiere, a piedi grotta dello scorso anno, lui stava sullo zafferone accanto al mio. Mentre io sparavo i fuochi a mare, lui dormiva. Le sue ronfate sono più potenti dei miei botti. Ma scusi, e fa la guardia notturna. Questo gli mancano anche 10 decimi di vista. E perché non si trova un altro lavoro? Bravo, però bisogna farlo assumere in qualche ministero quest'uomo. Oh, ma sì. Questo non fa il governo. In quelle condizioni non dovrebbe nemmeno lavorare. Sono d'accordo con voi, bisogna fargli avere una pensione, questo è un invalido vero. No, sentite, io sono qua solo per prendere queste testimonianze e basta. Brigadier, stiamo nelle vostre mani. Signora, che le devo dire? Speriamo bene. Brigadier, io vi devo dire una cosa. Io rivolgo il mio papà a casa. Lo tieni pure tu un cuore, Vi ringrazio. Io me ne vado, arrivederci. Arrivederci, brigadiere. Arrivederci. E voi prendolo, accompagna il brigadiere, su forza. No, grazie, me ne vado da solo. Voi prendolo, su. Povero me. Povero marito mio. Chissà cosa farà. Tutto solo in quella piccola cella. Ma Lucia, cosa volete che stia facendo? Dorme. Su, vedete che tutto si aggiusta. Lucia, state calma. Un momento arriverà il mio avvocato e lo incaricherò della questione. Pure l'avvocato dobbiamo pagare. Pure l'avvocato. Oh, penserò a tutto io, Lucia. Michele è amico mio. Grazie, Ferdinando. San Gennaro ha fatto bene a farvi la grazia di trovare un padre come quello, perché siete un uomo buono e generoso. Io credo che 50.000 lire possano bastare, no? Ma come ve li ridiamo? 50.000 lire? E come vi ridiamo 50.000 lire? Ma chi vi ha chiesto di restituircele? Zia! Viva la nobiltà! Sì, questa è nobiltà! Mica lui, chissà, tutta mazza! È più facile che un rino geronimo. Brenda, stop! Ci stai facendo entrare tutto il giardino d'oggi. Su, forza, vai a prendere i soldi tu. Lucia, Lucia.
non sapete vuol dire che io partecipo col cuore vivamente al profondo dolore che ha colpito prematuramente la vostra famiglia. E ma me l'avete già condannato alla sedia elettrica, gente! Lucia, Tenè, eccoci qua. Oh, vedete, grazie, Ferdinando. Vedrete che domani Michele dormirà a casa sua. Questi sono gesti che non si scordano. Grazie. Buonanotte, Monti. Buonanotte, Lucia, caro. Vuoi prenderlo? Accompagna Lucia alla porta. No, scusa un attimo, ma questo... Poi prendolo come lo chiede. Ma che è una specie di usciera? Come sto, Anna, la pizza? Lo stesso giorno una volta vista la disgrazia e la porta accanto la fortuna. A me invece la fortuna mi ha bussato all'armadio. E perché dici a te la fortuna ha bussato anche a me? Calma, calma, la questione economica è ancora tutta da chiarire. Allora chiamiamo immediatamente papà e facciamocela chiarire. No, papà adesso è andato dall'avvocato Pisapia per sistemare le carte sul riconoscimento. Avvocato adesso a Pisapia, prego. Buonasera. Come mai siete qua, scusate? Sono le 7, l'appuntamento era per le 4. Ma... dato che non è arrivato nessuno, sono venuta io per vedere se casomai ci fossero novità. Ma mio padre non è venuto al vostro studio? No. Ma com'è possibile? È partito di qui alle 3:30. Ma perché lo avete mandato da solo? E da solo? L'ho fatto accompagnare da finito, quello mi ha costato 5.000 lire. Beh, certo che la cosa è strana, eh. Oh, ma papà, speriamo che non sia successa qualche disgrazia. Vero, Yolanda, sarebbe ridicolo, diventiamo orfani prima ancora di essere figli. Voglio fare delle scelte speciali, ne deve sapere tutto il quartiere. Cioè, non è questo il momento di fare l'uccello del malaugurio, va bene? Vuoi fendolo, il visconte ha ragione. Ecco. Ora vai. Vai. E quando sarò libera ti fa un fonogramma. Eccomi eterno. Niente, avvocato, adesso aspettiamo un attimo che torni mio padre e poi fisseremo subito un altro appuntamento. Intanto che aspettiamo, vediamo di chiarire la questione dei soldi. La questione è già bella che chiarita, per adesso aspettalo a me. Poi dopo, quando avrai preso i voti... Io, Monaca, non mi faccio capire! No, Gesù, ma guarda che tu l'hai promesso a papà, in persona! Io? E per forza, perché tu mi hai babocchiata! No, sentite, sentite, almeno per ora, l'unico discendente diretto è Ferdinando. Ma anch'io sono figlia del conte Alfonso! Sì, ma figlia indiretta, dato che voi avete già un altro padre e un'altra madre. La vostra pratica è troppo lunga. Ma nessuna legge però mi vieta di essere la legittima proprietaria dei soldi contenuti nella valigia. Ma perché, scusa, la valigia papà l'ha donata a te? A tutti e due. Allora, in questo caso, il contenuto va diviso a metà. No, perché Ferdinando ha disdegnato il dono della valigia e a sua volta l'ha regalata a me. Ha detto, tieni, te la regalo la valigia. Certo, te la regalo la valigia, ma non quello che c'è dentro. Tu vieni. Spiegategli voi come deve essere fatta una donazione per essere valida a tutti gli effetti. È necessario un atto pubblico. Ecco, è stato fatto, no? Perché eravamo soltanto io e te, non è stato fatto. Allora neanche la donazione fatta da nostro padre è valida, perché non c'è stato l'atto pubblico. No, invece c'è stato, perché tu mi hai visto benissimo mentre papà mi dava la valigia. Quindi tu eri il pubblico, scarso, ma poi. Io torno allo studio, casomai vostro padre possa tornare. Se ci sono novità, fatemi sapere. Anch'io ho da fare adesso. Grazie, grazie. Arrivederci. Vai a chiamare la Fiducia, su, chiama la Fiducia. Ma cosa stai facendo, Yolanda? Cosa fai? Ti chiamavi dalla cameriera, ma no? Ma smettila, su, dai! Ma è inutile, tu non sarai mai un vero signore. Rita! Rita! Oh. Rita, vieni qui, Rita! Vieni! Ma cos'hai? Niente. Niente. Ma non sei contenta di tutta la fortuna che ci è accaduta? Non lo so, sono un po' confusa. Confusa, bambina. Sai chi arriverà qui fra poco a casa nostra? No. No, te lo dico io. La vedova Ciccarelli.
tua suocera. La vedo uscire lì, qui? Qui a casa nostra. No, no. Sì, sì, arriva. Sì, e non vedo l'ora. Fatemi scambiare due chiacchiere con lei, ci facciamo tante belle risate. Questo interessa lei, cosa devi dire, che gli voglio dire io? E posso farlo a due occhi? No, due paura. Ferdinando, Ferdinando, mi raccomando. Umilia, umilia. Ci penso io. Sistemo io questo. Stavo scherzando. Io il visconte Ferdinando Corterde Fonseca. Visconte, ma non sentite il campanello? Oh, il dramma del destino. Io non sono un buffone, io sono un figlio che dopo tanti anni di orfanatura ha finalmente ritrovato il nome e l'affetto di suo padre. Quell'NN da voi tanto disprezzato è niente proprio di meno che il conte Alfonso Cortese Fonseca, che proprio in questo momento sta firmando le carte per il mio riconoscimento. Dunque voi siete il figlio di... Il primogenito, certo. Ma tu lo sapevi? Mamma. Pedro Ciccarelli, questo è quello che io avevo da dirvi. Ma io non riesco a capire il perché. Pedro Ciccarelli, voi volevate sistemare una questione che si trascinava da troppo tempo? Ecco, ora è bello e sistemato. Il nostro colloquio può finire qui. No, ma perché? Perché? No, la prego. Io, me, e se devo fare? Portate il tè per due, e a me è la solita vecchia Romagna. Avanti, su. Vedi, signor Ferdinando, forse il mio pensiero è stato male interpretato. Oh, non lo spiegate di meglio, sentiamo. Vede, se mi sono opposta al matrimonio dei nostri figli, non è di certo per la vostra discendenza. Ma lo spiegate di meglio, allora. Vede, non è così rosea la situazione come sembra, non è tutto oro quello che luccica. La farmacia porta spese e necessitano di nuovi capitali che io non ho. La farmacia sarà di mio figlio e di sua moglie, ed è giusto che siano loro a mettere nuovi capitali. Zitto! E sentiamo, a quanto ammonterebbero questi capitali? Servono 5. Non ho capito, Ciccarelli. Servono 5.000. Sono un po' problemi di udito, evidentemente. Quanto serve? Ha detto 5 milioni! Ah, 5 milioni! E voi per 5 miseri milioni volevate rendere felici due ragazzi che si vogliono bene, vedo Ciccarelli oggi. È il vostro giorno fortunato, davanti a voi avete un uomo nelle cui vene, oltre alla nobiltà del sangue, scorre anche la generosità del cuore. Oh, bravo Ferdinando! Zitto! Rita! Rita! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Qui! Raimondo, Vito, qui. Qui.
Fonseca. Vi concediamo la mano di nostra figlia, la contessina Rita. Rita! Signora Cercanelli, mi dica, come li volete questi 5 milioni? Vanno bene dei contanti o preferite degli cheque? Oh, la prego, ora non mi mortifichi così. Dopotutto pensavo solo all'avvenire di mio figlio. Ma state pur certa che sarà sereno, del resto Raimondo fa il farmacista. Mia sorella è un'infermiera, il suo fidanzato è un becchino, vi facciamo una bella lavorazione. Spero che presto ci onorerete una vostra visita. Ma verrò, certamente, ridarò mio padre, almeno me lo presenterò. Ora, se non vi dispiace, dovremmo andare, perché abbiamo chiuso la farmacia per potervi raggiungere. Papà, senti, ce lo fai un bel regalo? Di cosa si tratta, Rituccia? Dimmi. Ecco, per il nostro fidanzamento, ce la sparereste una bandiera dei vostri fuochi? Eh sì, va bene, dai, gli faccio un bello spettacolo fuori stagione, va bene? Ah, signora, scusi, ma è vero poi che a voi i fuochi non piacciono? A me no, a me piacciono i fuochi, sì. Ma tantissimo, sì, ma chi ve l'ha detto? No, a me dice bim bum pa, bim bum 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 bum, bim bum 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 bum. Che cosa fanno fare 5 milioni? Li accompagni papà, ma aspetta Rita, ecco, Ferdinando, ma io quanti è che posso cominciare a parlare, insomma... Da questo momento. Oh, grazie. Ti voglio bene, papà. Zitto, fermo. Mi raccomando, attenzione, Trattare con cura. La nobiltà. Io sono disperato. Oh, mio caro antenato, sì. Ti guardi? Ti guardi e non parli. Ma dai, io in fondo so che anche tu sei contento. Hai finalmente ritrovato l'ultimo rampollo della tua gloriosa casata. Io, sì, proprio io. Visconte Ferdinando Cortés de Fonseca, sono pronto ad indossare con la tua corazza, a combattere e se necessario anche a morire per difendere il nostro popolo contro tutti i petenti che ci sono sulla faccia della terra. Visconte Cortés de Ferdinando Cortés de Fonseca, volete voi essere novello Lancillotto per le giuste rivendicazioni del tuo popolo contro tutti gli sceriffi di Nottingham? Lo volete voi? Sì, lo voglio, Excalibur. Avete preso il tè? Sì, ho preso il tè. Ma il signore? Quale signore? Quello con cui stavate a parlare. Ma non stavo parlando con il... Dai, vai ad aprire. Ma vai a capire questi nobili. Sono il conte Edoardo Cortés de Fonseca! Oddio, Edoardo! Sono Visconte, c'è il conte. Oh, Madonna! Accomodatevi. Scusate questa mia visita improvvisa, ma è successo un fatto molto grave che in un certo senso riguarda anche voi. Per questo motivo mi sono permesso di disturbarvi a quest'ora. Ma avete fatto benissimo! È tanto tempo che io desideravo conoscervi! Dunque, alcuni minuti fa ci siamo accorti che dalla sua stanza è scomparso... Il conte Alfonso! Avete visto? Ma perché avrei dovuto? Perché ha praticato un foro nel muro dietro l'arazzo, proprio in corrispondenza con il vostro armadio, e noi riteniamo che di qui sia uscito. Ma come si spiega tutta questa preoccupazione da parte vostra? È una cosa gravissima! Voi non potete sapere. E se io invece sapessi già tutto? Allora tanto meglio. Dov'è allora? Ma perché non volete sapere? Perché, come dire, Alfonso deve rimanere chiuso nella sua stanza. Bravo! E venite addirittura a dirvelo in faccia. Vergognatevi. Vergognarmi? Voi siete uno zio disamorato. Zio? Che zio? Certo, giusto. Voi non siete neanche degno di essere chiamato zio. Voi farne di cane! No, voi schifetteggiate! Insomma, come osate? Guardate! Usate addirittura
minacciare vostro nipote, osate. Nipote? Ma quale nipote? Io, carissimo, io, il figlio di Alfonso e Mariano. Oh, 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 voi siete pazzo! Alfonso... Alfonso non ha figli. Ah, non ha figli, allora io e Orlando che siamo? Due soprammobili? Ma chi ha detto questo? Io, papà, ce l'avete. Adesso voi lo state confermando. Infatti siete venuti qui a cercarlo per rinchiuderlo un'altra volta, perché sono 15 anni che lo tenete rinchiuso lì dentro. Ma per forza, per forza! Non so come dirlo, però... Alfonso... è schizofrenico. Schizzo che? Frenico! No, no, calma. Vediamo di non offendere papà, perché venti qui ci arrabbiamo. Ma quale padre? Quale padre? I documenti... Sono tutte fantasie di una mente malata! I documenti parlano chiaro. Ma quali documenti? Le 12 lettere che avete scritto voi. Oh, per carità, in nome di Dio, ascoltatemi! Bisogna subito ritrovare mio fratello, quello... Ma... quello è un tipo pericolosissimo! Oh, voi siete pericolosi! Ha già cercato di strangolare due volte la sorella Matilde! Ah, la suora? La suora? Ma no, ma quale suora? Nostra sorella! Ma non si è fatta suora! Ah, mi state facendo impazzire! E poi dicono che il pazzo è papà! Basta, basta! Se non volete essere causa di una qualche disgrazia spaventosa, voi avete il dovere di dirmi dov'è mio fratello! Ma voi pensate che io mi faccia così facilmente impressionare? Volevano strangolare la sorella! Sì, ma dite, ve lo giuro! No, non giurate che si va all'inferno! E cosa facevano? La strangolavano con le proprie mani, la strangolavano? Dovete sapere che gli schizofrenici nei momenti di crisi cacciano una forza mostruosa! Eravamo in otto di noi e non riuscivamo a toglierla da sotto. Ma smettete, ma voi siete un bugiardo. Poi vediamo un po', quando arrivano queste crisi? Vediamo, sentiamo. All'improvviso, insomma, non vorrei che il traffico, la gente, il rumore a cui lui non è più abituato possano scatenare in lui una furia omicida. Ma smettete, non è vero. E poi, se mio papà e mio padre è veramente un pazzo, come dite voi, come fa ad avere tutti questi milioni? Milioni? Ma, certo. Ma impossibile, mio fratello non possiede una lira. A me ieri sera ha regalato 30 milioni, tutti in carte da 1000 lire. 30 milioni? Andatevi immediatamente qua. Non so se voi siete un pazzo o un disonesto. Andatevi. Comunque sia, io vi ho avvertito. Mi sbatto un attimo in faccia, andatevi immediatamente. Ma guardate questo, ma che personaggio. Papà pazzo, papà pericoloso, papà schizofrenico addirittura. Papà. Ma come vi sentite? Bene, perché? Ma no, niente, è finito? Ah, vieni subito. L'ho pregato di andarmi ad acquistare un oggetto. Ho capito. Ma papà, scusate, ma perché non siete andato dall'avvocato Pisapino? Ho avuto cose molto più urgenti da fare oggi, ma non temere, ci andrò domani. Ah, va bene. Zio Eduardo si è accorto della vostra finita. Hitler. È venuto lui qui e so penso quante cattiverie ha dato sul vostro conto, papà. Comunque ci ho pensato io. L'ho zittito e ho sistemato le cose. Bravo, bravo, lo sapevo, ero certo il problema. Adesso, papà, una volta che voi avrete sistemato le carte del riconoscimento, vi trasferite qui da me, così non sarete più costretto a sopportarlo, va bene? Grazie. Fatti abbracciare. Sì. Vieni, figlio. Grazie. Papà, scusate. Buonasera, Ferdinando. Si è combinato? È stato il signor Conte che mi ha voluto comprare questi vestiti. Finizio, finalmente sei tornato. Mi sono liberato per ora. Ferdinando, figlio mio bello, voglio dirti una cosa che certamente ti farà molto felice. Dimmi, papà, ditemi. Finizio è mio figlio. Come? Sì, tuo fratello.
possibile. Ah, un'altra storia triste. Fu nel 32. Quella povera, cara Marianna. Lasciate stare la mamma. Papà, adesso si è fatto tardi. Perché non tornate a casa vostra? Ecco, proprio ora che vi ho ritrovato tutti qua. Sì, ma avremo tempo. No, non faremo una grande rimpatriata. Inizio a darmi il pacchetto. Lo sai per chi è? No, veramente no. Per il piccolo Titi? E ci avevo pensato in realtà! Mi è nato stanotte! Ci siamo incontrati io e Marianna! E mi è nato Titi! Tra poco Marianna diventa la mamma di tutta l'umanità! E tu? Tu vorrai molto bene, tuo fratello, non vedo? Ma certo, papà, certo! Ma ci mancherà tanto! Vai da tuo fratello, digli che è qui! Se non c'è, vai! Perché che devi capire qualcosa, ma non lasciarmi cosa solo! Vado! Subito! Vado. E dov'è la Caterina? Dove è andato finito? Era qui adesso. Non lo so bene. Non è bello quello che ha fatto. Non è bello. Calma. L'umanità è cattiva. E se penso che tutti possono essere come mio fratello e mi vogliono male, dentro di me sale un forte desiderio di uccidere. Mamma mia! Ci puoi credere, Ferdinando? Certo. Ma papà, perché non tornate a riposarti a casa? Ferdinando, ho tanto bisogno del tuo affetto. Sì. Abbraccio! No, abbraccio! Tornate a casa vostra. Ho bisogno del tuo affetto. Forse anche papà, che bella sorpresa! Ma scappa, non ti avvicinare! Viola, annunciami! Guardate com'è bello lui! Papà! Fate, sei ancora in tempo! E perché dovrei andarmene? Approfittiamo del fatto che papà è così bello e allegro per chiarire la questione dei soldi. No, papà è stanco, non è il caso di scocciarlo con queste storie. Certo, a te non conviene parlare di denari, vero? Quali denari? Ma i 30 milioni, papà, quelli che ci hai donato tu! Ah, sì, i 30 milioni! Sì. Dite la verità, papà, ma i 30 milioni sono di Ferdinando? No! Hai visto brutto il posto? Sono i miei allora, vero? No. E di chi sono allora, papà? Di Finizio. Di Finizio? Ma cosa sta dicendo? I soldi sono di Finizio. Di chi? Ma questo è pazzo! Sì, è pazzo! No. Diceva, ma Ferdinando, ma sei diventato pazzo? Sì. Quella ce l'aveva con me. Quella chi? Anche mia sorella Matilde. Lei mi chiama pazzo. Sapete che cosa le ho fatto? L'ha strangolata. Sì. E per pazza! Mi ha fatto arrabbiare. E io quando mi arrabbio, io mi sento salire in sangue. Mi sento tutto infuocato. E inizio a non capire più niente. Mi sono portato al manicomio immediatamente! È successo così! La Ferrari, con queste mie mani, le attanaglia il collo! Aiuto! Una parola! L'ultima volta ci sono 80 persone! Rassegnati! Oh! Professoressa, siete voi! Cielo che vi manda! Professoressa, quello è schizofrenico, vuole strangolare Yolanda! Aiutateci, mi prego! Marinato! No, lui è lo schizofrenico! Ho detto Marinato! Ma questa è diventata la casa degli schizofrenici! Vuole rifarmela, eh? Facciatevi! Le mani in alto, non vi muovete, va! Signore? Io non voglio che parlate così ai miei figli, capito? Non voglio! Ci mancava anche questo schizofrenico, anche tu, mi mani in alto! E facciate fuori questi maledetti soldi! Che svegliate, Titi! Vieni qua, guarda, seguimi. Ma come ti permetto? Ma tu lo sai chi sono io? Lo sai che potrei essere tuo padre? Anzi, ora che ti guardo bene, tu sei mia figlia! Mi sono fatto una cosa! Anche lei è mia figlia! E ora torniamo a noi. Sì, allora professoressa, dottoressa. E non chiamatemi professoressa. Scusa, dottoressa, bisogna... Non chiamatemi dottoressa. Oh, mamma mia.
Hai ancora il coraggio di mentire? Caccia i soldi e ti riduco come uno scorafatta! Perché non ci ho pensato prima, Yolanda? Il gatto e la volpe! Basta, ora conto fino a 5 e vado a marzo. Adesso serviva Gigi e lui non c'è, il becchino serviva! Professoressa, dottore! No, non mi chiamare professoressa, dottoressa, si arrabbia, non è no, è che volevo dire, noi con il pallocco non c'entriamo proprio niente! Ferdinando, ma queste 1000 lire sono quelle della rapina alla banca. Guardate qui i numeri di serie. È 1, è 2, ferma, ferma quella 5 spara. Ma noi! Professoressa, basta, ora sono stanca. Brutto pechente, hai ancora il coraggio di mentire? Cacciate fuori i sangue, siete tutti morti! C'è da terra la pistola, alzate le mani! Che abbiamo preso! Brigadiere, quelle due ci volevano ammazzare! Siamo arrivati giusto in tempo! Avanti, camminate in prigione! E stavolta ci rimarrete per sempre! Buono, avanti! E che colpa vostra hanno in... Avevano accusato quel galantuomo di mio marito, ma che? Tu hai delinquenti in casa mia! Ma vi rendete conto, no? Mamma! Che cosa è successo? La sorella la dottoressa con le malette. Sono state loro a fare la rapina alla banca. Cece! Per poco non mi avresti morto. No. Comunque ti avrei fatto il più bello. Io avrei tenuto il cuocere sempre vicino per te. In un bel bacetto. Sì, come una come ti sei spaventato, mamma mia? Che spaventato, ma io ho addirittura salvato la vita al conte Alfonso Cortese Fonseca. Ferdinando, se non fosse stato per me, finivate a terra come un peperone. Signor Caffiero, state calmo, ho assicurato quelle delinquenti alla giustizia. Ma se non fosse arrivato in orario sareste morto dalla paura. Ma che dite, ma se non era per me come scattava la trappola, dai! Ma quale trappola? Ma brigadino, allora non avete proprio capito nulla. Ma se non era per me, ma come le catturavate quelle due delinquenti? E mo' dovrei essere grato a voi. E certo! Sono stato io a sostituire la valigia con i soldi con quella piena di carta straccia. Ah, allora la refurtiva l'avete voi. I soldi della rapina li avete voi. No, Yolanda, li abbiamo noi? Perché li dobbiamo restituire? Eh certo, che volevate tenere. No, no, sto scherzando, vai a prenderli, Yolanda, su. Ma allora i soldi che mi avete prestato non sono dell'eredità. E mo che c'entra l'eredità? È un'altra astuzia che mi sono inventato per depistare un po' le cose. Ecco qua, arrivo. Sarebbe a dire che peccato, niente, che uno a certe cose si affeziona, no? Ah, comunque, il premio per il recupero della refurtiva mi spetta. Abbiamo un premio? Certo, 5 milioni. 5 milioni? Non sono una bazzecca. No, assolutamente no, 5 milioni possono fare la felicità di due giovani che si vogliono bene. Avete visto, l'onestà premia sempre, Lucia. Sì, però volevo spezzare un'arancia a favore di Michè, perché se non era merito di Michè che si è addormentata, e come mo la facevamo la rapina alla Signora Antonio, non era tutti dormire con uno scoppio di nitroglicerina. Bravo. C'è fatto stare in pensiero Michè, invece mia. Ma Lucia, è successa una cosa che ha dell'incredibile. Mi sono addormentato durante il turno e ho sognato che rapinavano la banca con la nitroglicerina. Un'esplosione fortissima, arrivava la polizia, incolpavano me di tutto quanto. E invece, indovinate chi erano i due mariuoli della situazione? La professoressa e la dottoressa, il gatto e la volpe. Avete fatto lo stesso mio sogno. Signor Caffiero, una domanda.
ma l'esplosivo chi gliel'ha procurato? Ma soprattutto la nitroglicerina, chi minchia gliel'ha data? Mamma mia! Schizofrenico! Ma abbiamo lasciato andare nel laboratorio! È così tanto che ti cerco in lungo e in largo, Ferdinando. Sono 40 anni che vorrei averti al mio fianco, Ferdinando. Da quando ho incontrato Marianna, fu allora che me ne innamorai. Il nostro amore fu breve ma intenso, e non lo scorderò mai. Dopo una notte di passione, un giorno poi nascesti tu, ma fui spedito in guerra a Tripoli e non ti rividi più. Tutta colpa di Edoardo, quindi Poppita, che mi ha tenuto segregato per non farmi tornare da te. Oggi sono felice perché ho una grande sorpresa per te. È Titi, mi è nato proprio stanotte. È Titi, in riva al mare ho incontrato Marianna. Ed è Titi, tu vorrai tanto bene, vero mio caro Ferdinando? Sarò con te. Fatti avanti mio bel Ferdinando, tu sarai con te. Cosa? Certo, di. Quello non è Titi, no. Come non è TNT, nitroglicerina. Cave in, do you ever feel already buried deep?
vostra veramente calorosa presenza, speriamo di avervi fatto passare qualche ora lieta e di divertimento. Permettetemi veramente di ringraziare l'organizzazione della rassegna ormai storica del Teatro di Ridotto di Villone di Giussano, e devo ringraziare anche alcune persone che sono dietro le quinte, ce ne sono tante. C'è Maurizio, c'è Paolo, c'è il nostro amico Fabio, ma ci sono anche soprattutto la nostra truccatrice, Toni. Diciamo il sorriso per le prossime feste del Natale, vi auguriamo chiaramente buone feste da parte di tutta Ideisce. Il nostro caloroso pubblico di Birone Giussano con la sua bellissima voce, cosa dice? Bel. Vi presento velocemente, tanto che non si prepara, allora, la nostra grande Elena. Poi veramente devo presentarvi da ultimo.
Bravo Stefano! Punti fermi, le nostre colonne, insomma. Io direi che Gigi può introdurre questo bellissimo saluto con il suo canto pretenzioso. Ah, io cantissimo, sto sotto le lenzuola. Voglio sentire mai più sveglie perché sul cuscino morbidissimo poggio la mia testa debole. Non mi devi disturbare, voglio solo Ha ha ha.